Buongiorno cari amici che ci state seguendo su Eurosport 2 e streaming live dal sito della Carrera Capitalia. Benvenuti ai 25 minuti più un giro da vivere qui sul circuito del Mugello del quarto appuntamento della Carrera Capitalia. Un appuntamento importantissimo perché essere qui al giro di boa del campionato vuol dire mettere bene la propria posizione in classifica e puntare a vincere il titolo di campione e puntare soprattutto a mettere il proprio nome nell'albo d'oro della decima edizione della Carrera Capitalia. Le qualifiche sono state davvero importanti questo ieri e sono state un po' vissute da delle libere sotto la pioggia e delle qualifiche con un tempo che andava via via migliorando ma molto fresco, così come è fresco oggi, 19 gradi la temperatura, una percentuale di umidità bassissima, quindi il massimo perché i piloti in questa prima gara possano avere la concentrazione per vivere. Le qualifiche, dicevo ieri, hanno visto un Comme-Laidogar, un francese sempre protagonista qui sul circuito del Mugello, essere al meglio della performance e quindi staccare il miglior tempo sia per la gara 1 sia per la gara 2. Per quanto riguarda questa gara, dietro proprio Comme-Laidogar c'è un Simone Iaquinta che è il portacolore in questo caso dei giovani partecipanti allo scholarship program, seguito da un altro grande personaggio che vedremo in pista a combattere come il suo solito, un Enrico Fulgenzi, soprannominato il Doberman perché non molla mai. Ma andiamo proprio a sentire loro che cosa si aspettano da questa gara prima della partenza. Seguitemi, andiamo in griglia. Ciao Com, siamo qui, con te ormai possiamo parlare sempre in italiano, siamo pronti per questa gara, sei in pole, il Mugello è il tuo circuito in qualche modo. Sì, lo so che è una pista che mi piace ma che devo essere concentrato, ma sto pensando a Nizza adesso. Posso capirlo, lo capisco anch'io, e, beh, cerca di essere concentrato proprio per quello. Grazie, grazie per tutto e vado per vincere questo po'. Ok, in bocca al lupo. Scendiamo in griglia e andiamo da Simone Iaquinta. Simone, questo avrà da difendere per tutte e tre le gare, dovrà difendere la sua posizione qui in partenza. Simone è uno dei più simpatici della scholarship e il suo profilo Facebook richiama sempre molto l'attenzione. Sì, ieri siamo andati molto bene in qualifica, la mia auto è stata settata benissimo dal team Ghizzani, adesso cerchiamo di fare un bel risultato anche in gara e mantenere le prime posizioni. Bene, allora abbiamo sentito i primi due, adesso ci sarà una piccola pausa che noi daremo alla regia e poi avremo il mitico Guido Schittone che ci racconterà la gara minuto per minuto. A voi regia. Grazie. Ok. Amato, Grenier e tutto il resto del gruppo, abbiamo Cassarà, De Giacomi, Zanin, Pellegrini, Ben, leggermente in ritardo, Benetti, per quanto anche il
Buongiorno a tutti, subito la griglia di partenza mentre vedete le immagini del giro di ricognizione di questo quarto appuntamento della Carrera Cup Italia edizione 2016 con Comle Dogari in pole position davanti a Simone Iaquinta, poi Enrico Fulgenzi e Daniele Di Amato, Michael Grenier il canadese e Alessio Rovera, Mattia Drudi che ha avuto dei grossi problemi di setup con la propria Porsche in quarta fila assieme ad Alex De Giacomi che è il migliore della Michelin Cup, poi si scende alla quinta fila con Marco Cassarà che è neo papà del piccolo Edoardo nato il 4 luglio e Gianmarco Quaresmini, sesta fila per Eric Salvini e per Selva, settima fila per Zanini e Pellegrini, ottava e ultima fila per Walter Ben e il debuttante in questa stagione nella Carrera Cup Italia Riccardo Minetti. È la prima corsa storicamente di questa stagione nella quale non esistono delle coppie, purtroppo Kevin Giovesi il compagno di guida di Simone Iaquinta ha avuto un piccolissimo problema di salute già risolto, è stato in ospedale fino a mercoledì sera, è stato già dimesso, riprenderà la propria attività agonistica a partire dalla gara dell'11 e del 12 di settembre a Vallelunga, ma ha già dato il proprio contributo al team Ghinzani perché ha svolto tutto il lavoro di preparazione della vettura e del setup di una vettura che letteralmente ieri ha volato perché Simone Iaquinta è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote al favorito Comle Dogar sia in questa gara sia nella gara che vedremo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:25. Ecco il team Dynamic tutto al completo con il papà di Mattia Drudi che oggi compie 18 anni, Luca, che sta osservando. Abbiamo detto Mattia Drudi, uno dei grandissimi favoriti e rivale di Comle Dogar in classifica di campionato, che ieri ha avuto qualche problema di troppo nell'assetto della propria vettura, che non aveva l'agilità nei trasferimenti di carico, qui importantissimi soprattutto nelle S, nella prima parte della pista, per potergli permettere di insidiare sia le Dogar sia Simone Iaquinta, che hanno girato velocissimi 1.52.3 per le Dogar, 1.52.4 per Iaquinta, e addirittura in gara 2 partiranno con dei tempi che sono scesi sotto la barriera del minuto e 52. Da sottolineare anche le grandissime prestazioni di Enrico Fulgenzi, che ormai ha trovato il proprio feeling con la propria Porsche e che quindi lotterà per la vittoria su una pista dove storicamente è sempre andato molto forte, di Daniele Di Amato che sta proseguendo il proprio apprendistato e lo sta facendo molto bene in questa Carrera Cup. Tutti i giovani, compresi Grenier e Rovera, sono nelle prime tre file. Ci aspettiamo una rimonta da parte di Mattia Drudi, stanno partendo in questo momento, semaforo rosso, si è spento, parte molto bene Iaquinta che va però subito a proteggere la propria seconda posizione, mentre dall'interno c'è una vettura della Dynamic, mi sembra quella di Mattia Drudi, che sta cercando di farsi spazio mentre Iaquinta prova il sorpasso all'esterno del San Donato a Comle Dogar, che riesce a resistere. Nel mucchio vediamo anche la vettura del team B-Motors di Alessio Rovera, prima S con Comle Dogar, Enrico Fulgenzi che va ad attaccare Iaquinta, che va a chiudere la traiettoria a Daniele Di Amato, quindi già cambiate le posizioni con le Dogar, Fulgenzi, Iaquinta, Di Amato, molto bene anche Mattia Drudi che ha guadagnato tantissime posizioni ed è riuscito a superare sia Grenier sia Alessio Rovera, che è partito malissimo e si è fatto sfilare anche dalla vettura di De Giacomi, mentre c'è qui invece un errore mi sembra da parte di Marco Cassarà, che è andato in testa a coda, è stato sfilato da tutti i propri rivali. Gruppone compatto con Comle Dogar che sembra aver preso un leggero margine su il serpentone di vetture che lo inseguono, tra le quali abbiamo visto in piena rimonta la numero 3, quella di
di Mattia Drudi, che adesso sta andando ad attaccare il proprio compagno di squadra Daniele Di Amato. Lo vediamo nella seconda parte dell'autodromo del Mugello, e dietro di loro c'è la vettura del canadesino di Michael Grenier, anche lui partito male. Ricordiamo Grenier che proviene dal mondo della Formula Indy. In effetti c'è stato questo errore da parte, scusate, avevo detto Cassarà, invece da parte di Quaresmini, che ha rischiato un sorpasso, un'entrata un po' avventata, è stato chiuso, quando se n'è accorto è andato sul cordolo, e qui c'è l'attacco di Mattia Drudi nei confronti di Daniele D'Amato alla staccata della San Donato. La stessa cosa sta facendo Simone Iaquinta, che va ad infilare Enrico Fulgenzi, molto arrendevole in frenata. Può darsi che l'ex campione italiano della Carrera Cup di tre stagioni or sono abbia qualche problema di pressione dei pneumatici. Qui ricordiamo, i pneumatici hanno una funzione fondamentale, vanno mantenuti nei primi giri, si consumano tantissimo, soprattutto la gomma anteriore sinistra, che va spessissimo in appoggio su una pista che ha delle curve abbastanza simili l'una con l'altra. Vediamo che Comle Dogar ha già preso un bel margine su tutti gli inseguitori, tra i quali Simone Iaquinta sta confermando in modo molto brillante il proprio secondo posto nelle prove, mentre Comle Dogar sta facendo da lepre. Il pilota francese, che ricordiamo è il vice campione italiano della Porsche Carrera Cup Italia edizione 2015, che ha iniziato, ha debuttato alla grande questa stagione andando a vincere la prima gara del Black Pain al volante della McLaren, ed è uno dei grandissimi protagonisti di quel campionato. La prossima gara, ricordiamo, è fra due settimane, sarà la 24 ore di Spa-Francorchamps. Diciamo, Comle Dogar ha un'esperienza, pur essendo giovanissimo, forse maggiore dei propri concorrenti. È un pilota che ha già assaggiato anche le vetture dell'Alemann Prototype 2 l'anno scorso, ha svolto dei test di gomme per conto della Ligier, e quindi ha gioco relativamente, e lo diciamo tra virgolette, facile nei confronti dei ragazzi dello scholarship program, che sono tutti attaccati a lui, ad eccezione di Enrico Fulgenzi, che invece è più esperto. E qui c'è l'attacco all'esterno della San Donato di Mattia Drudi nei confronti di Daniele D'Amato, ma è stato più che altro un modo per farsi vedere. 4-4, alle loro spalle c'è Grenier, mentre De Giacomi, che è nettamente al comando della Michelin Cup, addirittura è davanti, e lo confermiamo, ad Alessio Rovera, che qui, non avendo mai effettuato dei test, si trova in leggera difficoltà ed è attaccato alle proprie spalle anche dall'altra vettura del team Dynamic, la squadra che ha il maggior numero di presenze di GT3 Cup, che è quella del pilota bresciano di Eric Scalvini. Molto pulita e decisa l'azione di Simone Iaquinta, che ha preso un leggero margine su Enrico Fulgenzi, mentre Daniele Di Amato sembra non avere troppi problemi a controllare Mattia Drudi. Ricordiamo che la nuova formula della Carrera Cup Italia prevede tre gare, le prime due, che sono quelle che si disputano nella giornata del sabato, sono lunghe, 25 minuti più un giro, danno diritto ad un punteggio tra virgolette dimezzato, molto sottosterzo invece in questa curva da parte di Comle Dogar, e quindi dà anche diritto di scartare il peggior risultato. Quindi potrebbe anche essere che Mattia Drudi, che qui parte in questa corsa, parte più indietro rispetto alla posizione della gara che vedrete nel pomeriggio, stia più che altro controllando gli avversari, sapendo che ha un'altra possibilità per poter recuperare il gap. Di sicuro un'eventuale vittoria di Comle Dogar, che per il momento è anche il pilota che sta conquistando il giro più veloce, quindi un punto in più a favore del francese, qui un'eventuale vittoria di Comle Dogar porrebbe una distanza già importante tra lui e Luca Drudi in vista della vittoria finale di un campionato che, dopo la corsa del Mugello in settembre, vedrà Vallelunga, Imola e poi il gran finale all'autodromo del Mugello in ottobre. Scordola Mattia Drudi nel tentativo di
reggere il ritmo di Daniele D'Amato, mentre Enrico Fulgenzi si è avvicinato un poco nei confronti di Simone Iacquinta, che ha un distacco di 2 secondi e 4 nei confronti di Com Ledogar. Alessio Rovera si è invece sbarazzato di Alex De Giacomi, lo ha superato, adesso lo vedete solitario, sta tentando di rimontare, ma il distacco è di circa 4 secondi, Michael Granier, che è il suo più diretto rivale. E intanto Com Ledogar è il dominatore di questa corsa al volante della Porsche, del team Tsunami, ovvero Centro Porsche Padova. Manca in questa corsa Oleksandr Gaidé, vi avevo detto che in gara 3 quindi non vedremo le coppie di piloti, ma tutti loro effettueranno questa corsa che sarà lunga 45 minuti più un giro, è il nuovo format della Carrera Cup Italia. Ecco qui Alessio Rovera, ecco qui Alex De Giacomi, che è al comando della Michelin Cup, ovvero la categoria riservata ai gentlemen. Abbiamo intravisto ai box Bruno Chiazzaro, che è il direttore tecnico del Team Dynamic, dicevamo la squadra che ha la maggior presenza nella Carrera Cup, perché gestisce le vetture di Amato, di Drudi, di De Giacomi, di Scalvini, di Pellegrini, di Zanini. E qui c'è Mattia Drudi che rompe gli indugi, non attacca, non resiste Daniele D'Amato, quindi Mattia Drudi va a conquistare una preziosa quarta posizione. Vediamo se ci sarà una reazione da parte di D'Amato, che quest'anno è alla prima stagione della Carrera Cup Italia, proviene dal mondo della Ferrari, ricordiamoci che ha ottenuto dei risultati importantissimi su una vettura però completamente diversa proprio come concezione e anche come guida rispetto alla GT3 Cup realizzata a Weissach, vettura da corsa in tutto e per tutto. Potrebbe presto cambiare la classifica, perché dalle immagini televisive in diretta che stiamo vedendo Simone Iacquinta inizia ad avere qualche problemino, probabile problema di gomme, di gestione delle gomme per il giovane figlio d'arte. Suo papà è uno dei più importanti piloti italiani che prendono parte al campionato tricolore della montagna, nei confronti, dicevamo, di Enrico Fulgenzi, che invece è andato di conserva nei primi 10 minuti di gara e che adesso sta cercando di effettuare un attacco importante. Classifica del campionato, intanto la regia, curata come sempre da Mauro Valentinuzzi, ci mostra l'azione pulita, corretta da parte di Mattia Drudi nei confronti di Daniele D'Amato, che non ha opposto resistenza in quella che è una delle classiche staccate dell'automobilismo dei circuiti italiani, ovvero la staccata della curva San Donato. Le Porsche arrivano a velocità prossime ai 275 all'ora, transitano sui 260 nel rettifilo principale e ora, lo avevamo detto, rompe gli indugi Enrico Fulgenzi, ma tiene benissimo la traiettoria Simone Iacquinta. Vediamo se Fulgenzi poi ci proverà all'esterno. No, ha fintato all'esterno, ha perso un pochettino di tempo nei confronti del pilota calabrese, che ricordiamoci è abbastanza tosto nel farsi superare, è un pilota che ama la lotta, e tra il duello tra questi due ragazzi della Carrera Cup potrebbe inserirsi in questo duello anche Mattia Drudi, che è lì, sta osservando cosa combinano Enrico Fulgenzi con la vettura dei Centri Porsche Latina del team TAM, che gestisce anche lo svizzero Köhler, che qui non prende parte alla corsa, mentre Ledogar ormai ha quasi 4 secondi e 2 di vantaggio su Simone Iacquinta. Simone Iacquinta che ha rallentato la propria azione e quindi è riuscito a compattare di fatto un gruppone che è composto anche da Enrico Fulgenzi, da Mattia Drudi, che si è fatto vedere negli specchietti del pilota jesino, Daniele D'Amato e Michael Grenier, che in modo molto regolare
molto costante con la seconda vettura del team Tsunami, sta recuperando tantissimo terreno. Con la numero 77 c'è stato, abbiamo visto, uno svarione da parte di Zanini, mentre là davanti Comme des Hogards taglia quando mancano 8 minuti più un giro alla conclusione della corsa. Il traguardo in prima posizione davanti a questo gruppone, Iaquinta, Fulgenzi, Drudi, Diamato e Grenier, uno attaccato all'altro, più staccato addirittura 9 secondi. E qui c'è l'attacco di Enrico Fulgenzi che costringe all'esterno Simone Iaquinta alla San Donato, ma il pilota calabrese non molla qui. Vanno quasi per linea parallela, è stato bravo Fulgenzi ad alzare il pedale dall'acceleratore, ha naturalmente perso tempo, ha consentito a Mattia Drudi una sorta di tentativo di attacco e per poco non ci scappava una frittata con Daniele Diamato pronto ad approfittare. Avete visto che Mattia Drudi ha avuto una indecisione alla Savelli, alla curva Savelli, che è una delle più difficili. Questa è l'arrabbiata 1, sicuramente la parte più tecnica della pista toscana. L'arrabbiata 2, che è una conseguenza di quello che si fa proprio in arrabbiata 1, e poi la parte finale con Mattia Drudi che probabilmente nel tentativo di scartare la vettura di Fulgenzi in precedenza ha sporcato leggermente i propri pneumatici, le proprie coperture, le pressioni sono andate a farsi benedire e ha avuto un momento di indecisione dovuto alla mancanza di aderenza, ma mi sembra che adesso abbia ripulito le gomme Michelin della propria GT3 Cup. Qui invece c'è un errore abbastanza grave da parte di Riccardo Minetti che consente a Walter Benn di superarlo. Questa è l'azione, c'è stata una frenata forse troppo ottimistica da parte di Simone Iaquinta che ha dato l'opportunità ad Enrico Fulgenzi di infilarsi, ma adesso ci riproverà il pilota di Iesi. Entrambi devono stare attenti anche a conservare le proprie vetture. Ci riprova Fulgenzi, molto lungo, ma mi sembra che in fase di accelerazione potrebbe dire la propria. Infatti si toccano, ma ha resistito benissimo Simone Iaquinta, le vetture si sono toccate, nessuna responsabilità da parte del pilota calabrese, mentre avete visto che Grenier ha infilato Daniele Diamato che è andato all'esterno, è finito nella sabbia. Speriamo che il pilota laziale possa riprendere, quindi si spezza il gruppone che insegue Comme des Hogards con Simone Iaquinta, Enrico Fulgenzi, Mattia Drudi, poi Michael Grenier che sta per essere raggiunto da Alessio Rovera che correndo di fatto da solo ha avuto l'agio di guadagnare dei decimi preziosi nei confronti dei piloti che lo precedono. Intanto Comme des Hogards giro più veloce 1:53.735, un punto in più ricordiamo per il pilota francese che quindi tocca quota 100 punti davanti a Drudi 91, Rovera 84, Gaidei 68, Scalvini 62, Diamato 59, ma la classifica autentica la potremo dare solamente nella giornata di ieri. Ricordiamo, gara 1 e gara 2 consentono ai piloti di scartare, vale solo un punteggio. Ecco qui la manovra di Fulgenzi su Scalvini, avevamo visto era arrivato molto lungo, mentre qui Daniele Diamato ha tentato di resistere a Michael Grenier, qui i due si sono leggermente toccati, ma vedete c'è un problema alla sospensione anteriore sinistra della vettura di Daniele Diamato che purtroppo si ritira. Qui c'è l'attacco ancora di Enrico Fulgenzi all'esterno nei confronti di Simone Iaquinta, il quale sulla propria portiera sinistra ha il impresso un nuovo sponsor, è il cerchione della vettura proprio di Enrico Fulgenzi che ha perso quindi la terza posizione, è passata in quarta. Adesso Mattia Drudi, ragionando molto bene, riflettendo, è salito in un ottimo terzo posto che gli consente di limitare
e anche molto bene, in modo molto importante, i danni nei confronti di Com Ledogar, che sembrava poter fuggire proprio in prospettiva campionato. Quindi situazione rivoluzionata nelle ultime tre tornate, con Iaquinta che continua a mantenere la seconda posizione, Mattia Drudi che adesso sta inseguendo il proprio rivale, ma nella vita sono amici come sono amici tutti i ragazzi dello scholarship pilota calabrese, ed Enrico Fulgenzi che dopo queste due toccate ricevute perché lui era all'esterno, quindi di fatto era fuori traiettoria e doveva sicuramente rallentare la propria azione, e sapeva il rischio, i rischi anzi ai quali andava incontro, e ha perso leggermente terreno. Rivediamo l'azione, c'è Simone Iaquinta che si infila, Enrico Fulgenzi tenta di chiudere, ma a quel punto aveva già mezza macchina di Simone Iaquinta davanti alla propria. Comunque i due sono sotto investigazione, sia Enrico Fulgenzi sia Simone Iaquinta. Ricordiamo un episodio simile era capitato tra Agostini e Ledogar proprio in gara 1 nella corsa finale del Mugello, e qui c'è stato lo sfruttamento della scia da parte di Mattia Drudi alla staccata della San Donato, ma bravissimo Simone Iaquinta che, mantenendo una traiettoria interna, continua a resistere nei confronti di tutti coloro che lo seguono. A questo punto Mattia Drudi potrebbe accontentarsi della terza posizione oppure tentare di seguire come un'ombra il pilota calabrese ed eventualmente innervosirlo, ma ricordiamo Iaquinta ha una bella esperienza, ha corso sia con le vetture a ruote scoperte dove ha iniziato la propria carriera, sia con quelle a ruote coperte. Per Mattia Drudi di fatto è la terza stagione agonistica, grande protagonista del campionato italiano di Formula 4, due stagioni or sono, l'anno scorso miglior rookie, più giovane vincitore in assoluto nella storia di tutte le Carrera Cup del mondo, terzo in classifica finale del campionato e quest'anno favorito per la vittoria finale assieme a Com Ledogar, che ricordiamo è un pilota che comunque ha un'esperienza maggiore. Ci riprova a disturbare Simone Iaquinta Mattia Drudi, mentre Enrico Fulgenzi sta seguendo i due. Alle spalle del pilota di Iesi c'è sempre Grenier e poi Rovera, e qui è un testa coda, guardiamo, dovrebbe essere Pellegrini che quindi finisce la sua corsa nella sabbia dell'autodromo toscano, sparisce quindi un altro protagonista di questa Carrera Cup Italia. Mancano oltre 5 minuti più un giro alla conclusione. Nuovo attacco, stessa manovra da parte di Mattia Drudi alla staccata della San Donato, è avanti ma la traiettoria migliore ce l'ha il pilota calabrese che va a chiudere la porta. Drudi deve stare attento alle spalle ad Enrico Fulgenzi, che sappiamo è pronto a sfruttare ogni minima indecisione degli avversari, e si è riavvicinato al duo che comanda il gruppetto in lotta per la seconda e la terza posizione. Confermata la investigazione da parte dei commissari sportivi per il contatto avvenuto tra Simone Iaquinta ed Enrico Fulgenzi, io ritengo sia un normale contatto di gara, con Fulgenzi che era fuori traiettoria e che quindi a quel punto nulla poteva per andare a contrastare il pilota calabrese. Bella la gara, dura, ma dura in modo leale, direi corretto. Molti di questi piloti, ricordiamoci, hanno anche disputato la gara della Supercup Internazionale a Zeltweg, di fatto tutti i piloti del team Dynamic, poi anche Quaresmini con la vettura del team Ghinzani, e Mattia Drudi alla prima esperienza internazionale in questa stagione ha conquistato un ottavo posto in una gara importante che vedeva al via tutti i migliori specialisti internazionali della categoria. Siamo qui con le immagini di Luca Drudi, uno dei migliori piloti
italiani degli anni 80 e 90. Inutile ricordare per l'ennesima volta la sua carriera, diciamo che è primatista di vittoria alle 24 ore di Le Mans, alle 24 ore di Daytona nelle categorie Gran Turismo. Suo figlio corre con la vettura numero 3. Mauro Valentinuzzi ci offre un primo piano e qui si aprono a ventaglio tre vetture con, vedete, furbissimo Enrico Fulgenzi, che ha capito le intenzioni di Mattia Drudi e ha detto quasi quasi io provo ad infilarmi, non ci è riuscito. Simone Iaquinta adesso sta tenendo delle traiettorie totalmente difensive, probabile che il pilota calabrese sia davvero in grossa difficoltà con l'efficienza dei propri pneumatici, perché è molto più lineare l'azione della vettura gestita dal team Dynamic quella di Mattia Drudi, 18enne all'arrembaggio. Eccoli tutti e tre racchiusi in un fazzoletto, stanno danzando in un autodromo che richiede molto ritmo. Di fatto al Mugello, se si sbaglia una curva, soprattutto dalla Savelli in poi, si sbagliano tutte le altre, e qui si va in una parte che forse è meno veloce ma è molto tecnica, staccata qui del correntaio, che va affrontato tutto all'interno per poi mettersi nella S Biondetti, dove bisogna avere il coraggio per fare danzare la vettura sul cordolo di destra e poi in uscita sul cordolo di sinistra in pieno al limitatore, e alla fine si arriva alle Bucine, che è la curva più lenta, quella che immette nel rettifilo di partenza. Le immagini intanto sono ritornate sullo stradominatore Comledogar, che sta andando a conquistare, quando manca 1 minuto e 56, quindi mancano due giri alla conclusione della corsa, una vittoria molto importante per il suo campionato, perché salirebbe addirittura a 115 punti in classifica con Mattia Drudi, che prova ancora l'attacco nei confronti di Simone Iaquinta, ed Enrico Fulgenzi che è lì pronto ad approfittare. Vedete che c'è un autentico elastico tra i tre. Adesso quello che sembra maggiormente in difficoltà è proprio Mattia Drudi, ha ripreso invece la propria marcia regolare Enrico Fulgenzi, mentre non ci dovrebbe essere storia tra Grenier e Rovera, che sono uno vicino all'altro, ma con il pilota canadese che ha un leggero margine di vantaggio sul pilota di Varese, che per il momento è il debuttante che ha ottenuto i migliori risultati in questa stagione. Ricordiamo, Alessio Rovera qui non aveva una grandissima esperienza di vettura a ruote coperte al Mugello, non ha effettuato test, errore da parte di Simone Iaquinta proprio all'uscita della curva più veloce della pista dell'arrabbiata 2, ha ripreso, è stato molto bravo nel controllo della propria vettura, ma è chiaro che a questo punto ha le gomme abbastanza sporche, potrebbe consentire un attacco a Mattia Drudi, che non mi sembra però avere una macchina in perfette condizioni. Tra i tre quello che appare messo meglio potrebbe essere proprio Enrico Fulgenzi con la vettura del centro Porsche Latina. Vedete, è andato ben oltre la sede stradale nel tentativo di difendere la propria posizione Simone Iaquinta, ma è stato altrettanto bravo nel potere controllare la GT3 Cup del team Ghinzani Centro Porsche Milano, dietro la quale si fa vedere negli specchietti quella del Centro Porsche Bologna di Mattia Drudi, che prova all'esterno della San Donato quando è scaduto il tempo e quindi c'è ancora un giro a disposizione per conquistare la seconda posizione, con Enrico Fulgenzi che prova addirittura la manovra all'esterno di Mattia Drudi. L'abbiamo intravista all'uscita della S San Lorenzo, e questo però ha consentito a Simone Iaquinta di prendere un vantaggio piccolo, ma forse sufficiente per concludere al secondo posto la gara. Giro più veloce, sempre intanto quello di Comledogar, che sale a 100 punti in classifica.
quinti e sesti sono Grenier e Rovera che stiamo vedendo, settimo grande dominatore della Michelin Cup Alex De Giacomi, poi Scalvini e all'ottavo posto abbiamo Cassarà che è secondo della Michelin Cup e al decimo c'è Zanini davanti a Selva che porta al debutto stagionale i colori del centro Porsche Firenze sulla seconda vettura gestita dall'EB Motors. Ricordiamo che invece la prima, quella guidata da Alessio Rovera, è del centro Porsche Varese. Tensione al team Tsunami, tensione relativa per attendere l'arrivo di Come Ledogar che in questo momento taglia il traguardo per la propria ultima tornata e continuano invece le fatiche di Simone Iaquinta. Vediamo chiaramente che dal suo casco sta controllando le mosse di Mattia Drudi, è forse l'ultima possibilità per Mattia Drudi di andare a conquistare la seconda posizione, ma applausi a Simone perché Simone calmo, tranquillo, mantiene la propria traiettoria e mantiene per il momento il secondo posto. Qui c'è la manovra garibaldina di Enrico Fulgenzi che costringe all'errore ad andare all'esterno Mattia Drudi che perde l'ultima posizione del podio e quindi scende al quarto posto. Vi avevamo detto che non ci sembrava la vettura di Drudi in perfette condizioni, che invece quella di Fulgenzi avesse ripreso la piena funzionalità delle proprie gomme. È stata una manovra direi dura ma assolutamente pulita, decisa, ci aveva già provato il giro precedente, forse Fulgenzi aveva visto all'uscita di quella S il punto debole del più giovane rivale che ricordiamo proprio oggi compie 18 anni. Frenata, ruota inchiodata da parte di Fulgenzi che adesso vuole rischiare addirittura il sorpasso nei confronti di Simone Iaquinta. Potrebbe provarci alle bucine perché c'è una vettura doppiata tra i tre che speriamo resti all'esterno, ma questi tre se lo troveranno proprio nella curva, e quella di Pellegrini è la curva più veloce della pista, ovvero la Biondetti, mentre taglia il traguardo in questo momento Com Ledogar. Adesso vediamo dalle bucine chi uscirà per primo, chi avrà conquistato la seconda posizione tra Simone Iaquinta, Enrico Fulgenzi, Mattia Drudi, Michael Grenier, Alessio Rovera, che terminano nell'ordine. Poi in lontananza vediamo la vettura di Pellegrini che in modo molto corretto non ha creato scompensi tra chi inseguiva Com Ledogar, meritato trionfatore di una corsa che ha dominato dal primo all'ultimo giro. Com Ledogar che ricordiamo è arrivato dalla Francia scosso per il dramma avvenuto a Nizza, lui è proprio di quelle parti ed è un dolore che il pilota francese, e credo nessuno di noi, ma lui forse l'ha vissuta addirittura in diretta, dimenticherà mai. La follia umana non si sa dove si possa spingere, e Com Ledogar trionfa in un giorno sicuramente psicologicamente difficile. Io sono convinto che senza demagogia e senza retorica questa vittoria sarà dedicata proprio alle vittime incolpevoli di quell'azione obbrobriosa che è avvenuta in Francia due giorni fa. Com Ledogar davanti ad Enrico Fulgenzi, che è stato molto furbo, molto intelligente, e a Simone Iaquinta naturalmente, e ad Enrico Fulgenzi che è stato intelligente e furbo nell'approfittare di un'indecisione di Mattia Drudi, poi Grenier e Rovera al settimo posto, molto bene, questa volta ha usato la tattica, ha usato il cervello, come gli dicevamo poco prima della partenza, Alex De Giacomi, che è andato a vincere la Michelin Cup. Al secondo posto nella Michelin Cup Marco Cassarà, ricordiamo il 4 luglio è nato Edoardo, quindi a lui abbiamo fatto gli auguri, adesso li trasmettiamo via etere alla sua gentile consorte. Al decimo posto Zanini, che va a conquistare un altro podio per la classifica dei gentlemen, poi Selva, molto bravo, è la sua seconda esperienza in Carrera Cup, Quaresmini, Minetti e Walter Benne. Purtroppo si sono ritirati
Pellegrini, che abbiamo intravisto prima, che aveva ripreso la via della pista, era stata levata la sua vettura dai commissari ed è staccato di 5 giri, e Daniele Di Amato, che in quel leggero contatto con la vettura di Fulgenzi ci ha rimesso probabilmente un braccetto della sospensione anteriore sinistra. Una bella corsa, una corsa estremamente corretta, che ricordiamo ha visto un uomo solo al comando dall'inizio alla fine. Eccolo qui il francesino terribile Com Ledogar, destinato una volta di più ancora ad essere a diventare uno dei migliori professionisti della sua generazione. La sua è la stessa generazione di Norman Nato. È qui Simone Iaquinta, che è il personaggio, Mauro Gentile lo ha definito tra i più simpatici, sicuramente è in assoluto il più estroverso, il più allegro, uno che non si lamenta mai, scanzonato, spontaneo, che va a conquistare il primo podio di questa sua stagione, nella quale aveva già dimostrato di poter entrare tra i grandissimi protagonisti della categoria. Simone Iaquinta, tra virgolette, vedovo oggi di Kevin Giovesi, che rientrerà, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto ad inizio telecronaca, a partire dalla gara di Vallelunga. Ma ecco Mauro Gentile con Ledogar, che secondo me oggi ha disputato una delle sue gare più belle in assoluto nella Carrera Cup, e che vorrà fare sicuramente una dedica, credo. Sì, Guido, anche il gap, ricordo il gap che ha avuto, perché Com ci tiene tantissimo al gap. 12 secondi 0,83. 12 secondi 0,73. Hai una vittoria, un clear victory, fine victory, respect, not only for victory. No, it was good. It was good. I'm quite happy. Yeah. For this one, it was hot today, but the team did a great job to give me a really, really balanced car, so I'm really happy. Grazie a tutta la squadra per questa macchina perfetta, bilanciata. Perfettamente bilanciata, bilanciato anche il tuo cuore in questo momento. Sì, io ero molto confidente, è anche più facile per me quando sei da solo, non c'è tanto, come si dice, fight. Non c'è lotta, e quindi sei stato tranquillo, concentrato, come ci avevi detto alla partenza. È anche più facile di fare giri veloce quando sei da solo. Dedichi a qualcuno questa vittoria? Sempre sto pensando a Nizza, per sicuro, ma anche per la squadra, perché è una bella cosa, non è facile, non faccio tutte le gare, proviamo a vincere il campionato senza fare tutto il campionato, vediamo. Spirito perfetto, si guarda sempre avanti. Arriva Simone Iaquinta qui vicino a me, vieni Simone. Congratulazioni, una seconda piazza conquistata con molta forza. Sì, è stata combattuta sin dal primo giro. Ho cercato di tenere il ritmo di Ledogar, ma lui era molto messo meglio oggi, e quindi ho dovuto difendermi dagli attacchi di Fulgenzi e Drudi. Sono riuscito a tenere la mia posizione fino all'ultimo giro. E per quanto riguarda quella under investigation del contatto tra te e Fulgenzi, era un incontro scontro di gara, immagino. No, dai, perché io non l'ho visto, ero all'interno e lui era all'esterno, era anche dietro, quindi non ho fatto caso a lui che era dentro. Ok, grazie Simone. Enrico, un terzo posto conquistato fino all'ultimo, alla partenza ho detto sei un Doberman, non molli mai. Sì, non si molla mai, nelle corse e nella vita. E veramente una gran battaglia, ci siamo divertiti. E all'inizio ero un po' troppo freddo, così ho lasciato andare Iaquinta nella speranza che potesse prendere Com, ma poi in realtà lui è andato un po' in crisi. Ho cercato di passarlo, ne avevo leggermente di più, ma avevo allo stesso tempo la risalita di Mattia Drudi, che andava molto di più rispetto alle qualifiche, e in una situazione mi ha passato. Ho aspettato poi un po' per vedere se si prendevano. All'ultimo giro, visto che non succedeva nulla, ho detto bisogna di nuovo che mi metto in modalità Doberman e riconquisto il podio. Bene, adesso vai sul podio che ti aspetta. A te Guido la linea per il podio. Grazie. E per chiudere dare appuntamento alla seconda gara del pomeriggio. Grazie Mauro Gentile, grazie ai ragazzi che hanno parlato. Beh, Fulgenzi ha confermato quello che era stato detto in telecronaca, la crisi di
iniziale sua con i propri pneumatici, peccato perché era partito molto bene, si era sbarazzato di Simone Iaquinta che aveva attaccato con Ledogara alla prima curva, è stato l'unico momento in cui Ledogara ha avuto qualche problema. Qui c'è stato l'ingresso alla Casanova Savelli da parte di Quaresmini, troppo ottimistico. Qui c'è Fulgenzi che inizia ad avere problemi di gomma, non le aveva bene in temperatura e viene sfilato da Simone Iaquinta che da quel momento va a tenere la seconda posizione. Qui Daniele Di Amato viene superato in modo molto pulito da Mattia Drudi, scaramucce tra Grenier e Daniele Di Amato che ha un problema alla sospensione, si deve ritirare. Qui c'è lo svarione in arrabbiata 2 di Simone Iaquinta che ormai era arrivato quasi alla frutta con la propria vettura e qui la manovra bellissima e corretta seppure decisa da parte di Enrico Fulgenzi su Mattia Drudi, anche lui con una vettura in non perfette condizioni e l'arrivo in volata e nel gruppone dei migliori, ricordiamo anche Michael Grenier e Alessio Rovera che sono stati protagonisti di una ottima corsa regolare. Podio con Max Busnelli che ha premiato Enrico Fulgenzi, adesso toccherà a Simone Iaquinta che se gode un secondo posto più che meritato e al trionfatore Com Ledogar che aumenta il proprio vantaggio in classifica di campionato, ora sale a 100 punti ma marsigliese in onore del pilota transalpino. E su queste immagini scandite dalle note della marsigliese con Com Ledogar dominatore, vincitore per quasi 13 secondi, 12 secondi e 83 nei confronti di Simone Iaquinta e di Enrico Fulgenzi, si conclude telecronaca di gara 1 della Carrera Cup Italia 2016 dall'autodromo del Mugello. L'appuntamento è questo pomeriggio attorno alle 18:15, stessa rete, stesso canale e stessi protagonisti e addirittura stesso schieramento di partenza di gara 1. Arrivederci e grazie da parte di Guido Schittone e anche di Mauro Gentile che come sempre ci ha tenuto aggiornati dalla situazione, dalla griglia di partenza dei box. Arrivederci e grazie.